Se sei un violoncellista borderline come me, guarda questo video. Ti spiegherò un paio di trucchetti interessanti per trasformare il tuo violoncello in una chitarra elettrica. Ciao, sono Stefano. In questa serie di video ti spiegherò come affrontare nuove tecniche e sonorità sul tuo violoncello divertendoti un sacco. Il primo trucco che ti spiegherò è quello che ti aiuterà ad avere un suono leggermente distorto. La prima cosa che dovrai fare è avvicinarti al ponticello. Una volta avvicinato l'arco al ponticello, dovrai vibrare la nota in maniera molto ampia. Non dovrai avere un suono delicato come quando si suona una frase musicale. Un vibrato molto esagerato e molto ampio. A questa cosa devi unire una pressione non costante. L'unione di queste tre tecniche ti aiuterà a ottenere un suono molto molto simile al suono distorto di una chitarra. Chiaramente, se utilizzerai questa tecnica su alcuni bicordi, soprattutto il bicordo di quinta, che è quello più usato nelle ritmiche di accompagnamento, nelle ritmiche rock di chitarra, il tuo violoncello sarà ancora più credibile come chitarra. La seconda tecnica che ti spiegherò è come ottenere una ritmica molto rock basata su bicordi di quinte usando la tecnica del palm muting. Chiaramente sul violoncello non possiamo utilizzare questa tecnica come fanno i chitarristi, ma dovremo arrangiarci con la mano sinistra. Come ottenere un suono muto con la mano sinistra? Basterà alternare la pressione. Ti faccio sentire. In pratica, suono le note pigiando le due corde, e quando voglio ottenere un suono muto non premo le corde, ma stoppo le corde e lascio le dita sulla stessa posizione del bicordo. Con un po' di pratica sarà molto facile ottenere delle ritmiche molto convincenti. Starà a te scegliere quale note mutare e quale non mutare. Consiglio è quello di ottenere una ritmica sul violoncello che riesca a essere molto stabile e molto convincente, facendo capire dov'è la cassa e dov'è il rullante. Questa ritmica tum cha tum cha tum cha si otterrà decidendo che accordi fare. Ora io te lo spiegherò su un accordo molto semplice, l'accordo di La. Quindi la prima nota sarà primo dito sulla terza corda, La. Andremo a fare la quinta sulla seconda corda, primo dito, barré, La, Mi. E poi andremo a prendere col secondo dito sulla prima corda del La il Do naturale e otterremo La, Mi, Do, un accordo di La minore. A questo punto alterneremo le note basse per fare la cassa e il bicordo in alto, Mi, Do, per ottenere il suono del rullante, in questo modo. Questo tipo di accordo, di ritmica, di
struttura lo potrei ottenere su qualsiasi tipo di accordo, minore o maggiore. Alternando la ritmica e gli accordi maggiori o minori, potrei suonare qualsiasi tipo di canzone, qualsiasi tipo di cover, qualsiasi tipo di ritmica. Basterà decidere come organizzare la serie di accordi e la ritmica. Quindi, se non hai un pedale di distorsore e vuoi ottenere delle sonorità particolari sul tuo violoncello, ti ricordo: prima tecnica, il suono leggermente distorto, tipo un feedback. Il palm muting, mutando le corde con la mano sinistra, e la cassa rullante, alternando un bicordo basso con un bicordo più alto, in questo modo. Col tempo ti abituerai a gestire tutte queste cose e non avrai problemi a fare qualsiasi tipo di ritmica e ti divertirai davvero tanto. Se non ti sei iscritto ancora al mio canale, iscriviti subito. Mi puoi trovare anche su Instagram cercando Cello Rock Riff. Troverai un sacco di contenuti differenti. Sono anche su Facebook, sempre col nome News Cello. E se hai domande, curiosità, scrivile qua sotto nei commenti, ti risponderò. Noi ci vediamo al prossimo video e più cello borderline per tutti.